Ciao a tutti ragazzi, sono Cinzia, la vostra fitness trainer dal centro fitness SGT Sport nel cuore della cittadella dello sport di San Buceto. Da oggi non abbiamo più scuse, la WISP si allena in casa con te. Ciao ragazzi e ragazze, oggi ancora insieme per il nostro workout quotidiano. Il nostro workout oggi sarà un workout di Pilates. E ripeteremo due esercizi, o meglio lavoreremo su due esercizi fondamentali del Pilates, il The 100 e il The Schwinner. Logicamente non faremo subito l'esercizio completo e finito, ma dopo aver riscaldato le articolazioni principali e i gruppi muscolari principali, inizieremo prima con il The Schwinner e poi con il The 100, inizialmente con dei propedeutici, quindi degli esercizi base che poi ci porteranno al prodotto finito, all'esercizio completo. Bene ragazzi, iniziamo subito. Un pugno circa fra un piede e l'altro, scalzi, mi raccomando se avete le scarpe toglietele immediatamente, un paio di calzini o scalzi, addirittura per sentire bene l'appoggio plantare del piede sul pavimento. Ok, un pugno fra un piede e l'altro, creste iliache principali, articolazioni quali le ginocchia, le spalle, appunto le creste iliache, il bacino, sono in linea fra di loro. Il capo si allunga verso l'alto e cominciamo insieme a ruotare il capo a destra e sinistra. Lento vado, vai, 4 e resto al centro. Insieme vado, 1, vai, vai, 4, 3, spalle insieme, dietro, 4, 1, scendo giù, 2, 3, e adesso avanti ragazzi, insieme, 1, e vado, e 2, e vado, morbide le braccia, falle muovere, alzale, sollevale, insieme, adesso chiudo e scendo, mi raccomando, le spalle si allontanano sempre dalle orecchie. E adesso insieme sulle braccia, distendo la colonna verso l'alto, scendo giù, lo faccio ancora una volta, distendo e scendo, mobilizzazione del bacino insieme, vado e chiudo, distendo, occhio insieme ragazzi, mobilizzazione morbida, sentiamo il bacino muoversi con le nostre mani che sono appoggiate sulle anche e andiamo a destra e a sinistra, vai. Hop. Vai, e 4, e 3, e 2, e al centro. Bene, adesso ci posizioniamo sul tappetino e cominciamo a srotolare la colonna vertebrale, mobilizzazione della nostra colonna vertebrale. Prima vertebra cervicale, scendi lentamente con il mento, cominciamo a srotolare le vertebre dorsali. Scendiamo, 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 forte l'addome ragazze, siamo qui e ragazzi anche, bene, appoggiamo giù le mani, ci siamo e scendiamo subito sul tappetino, andiamo qui, poggiamo le ginocchia, distendiamoci sul tappetino e cominciamo ragazzi con i propedeutici del The Schwinner, il nuotatore, quindi distendiamo le braccia, distendiamo le gambe. Le braccia e le gambe creano una leggera V, la fronte è piatta al tappetino e cominciamo solo a sollevare le braccia. Vai, su, vai, su, forte l'addome, i glutei contrastano il movimento, o meglio, lo assecondano. Su, benissimo ragazzi, da questo primo esercizio poggiamo le mani a terra che sentono il pavimento e andiamo su solo con le gambe. Stringi i glutei e solleva le gambe. Attiviamo glutei, attiviamo muscoli posteriori della gamba. Con il The Schwinner, ragazze e ragazzi, la muscolatura interessata è tutta la muscolatura della catena cinetica posteriore e soprattutto, logicamente, della schiena e dei glutei. Ok, cominciamo adesso a sollevare insieme le gambe e le braccia. Vado su e scendo.
fronte sempre piatta al tappetino, vai, su e scendi, su e scendo, ancora 4, 4 e scendo, vai, 3 e scendo, ancora, e facciamo l'ultimo ragazzi, e sali, ci siamo, e 5, 6, braccio destro e gamba sinistra, vado, su, vai, benissimo, ancora, bene, lavoriamo a schema incrociato sulla schiena. E adesso ragazze siamo calde per il Dehswing. Solleva contemporaneamente gambe e braccia, allineiamo gambe e braccia e comincia a battere le gambe e le braccia come se stessi nuotando. Inspira in ed espira es. Quando senti che stai caricando la schiena, scendi un attimo, recuperi e poi riprendi. Vai, inspira sempre in, profondo, ed espira sempre S. Inspira sempre in, ed espira sempre S. Ancora ragazzi, inspira in, ed espira S. Bene, scendiamo. Portiamo le mani all'altezza del petto, sotto le spalle, attiviamo addome e glutei, spingiamo sulle mani e andiamo a scaricare, a distendere i muscoli della catena cinetica posteriore, soprattutto della schiena e dei glutei. Benissimo. Ok, da questa posizione ragazzi, sempre in protezione, andiamo in decubito frontale. Scendiamo giù, sempre in srotolamento della colonna. Ok, prepariamoci per il deambred. Cominciamo ragazzi a sollevare le mani che sono lungo il corpo, il capo, e sempre inspirando in massima apertura del nostro tronco ed espirando in massima espirazione, cioè tutta fuori, l'aria tutta fuori, ok? Inspira insieme e fuori. E cominciamo a inserire le braccia insieme, inspira e fuori, inspira, inspira. Ok ragazzi, benissimo. Anche qui quando sei stanco scendi, ti fermi e recuperi, ok? Andiamo avanti, il capo, guardate bene la posizione del capo, la fronte in avanti, guardiamo i piedi. In questo modo riesco a non caricare il collo, ma a concentrare l'esercizio sull'addome, sul retto dell'addome e sugli obliqui, ragazzi. Bene, occhio, scendo, mi preparo, porto le gambe, posizione della sedia, sollevo e vado. Vai, benissimo, inspira sempre in ed ispira sempre S. Bene, inspira sempre in ed ispira sempre S. Bene, distendiamo le gambe. Adesso cerchiamo ragazzi di unire le braccia a un movimento delle gambe. Andiamo su con il capo, portiamo su le braccia e cominciamo qui a battere, aprendo, extra ruotando i piedi, contraendo i muscoli delle gambe, cominciamo a battere con le gambe e con le braccia. Inspira sempre in ed espira sempre S. Inspira sempre in ed espira sempre S. Benissimo, scendi. Ok, distendi le braccia, distendi le punte dei piedi, qualche secondo di allungamento per la catena cinetica anteriore che abbiamo appena fatto lavorare. Ok, e anche oggi ragazzi abbiamo lavorato insieme,